Ed ora vogliamo prepararci per l'ascolto del culto che seguirà leggendo il versetto che si trova in Apocalisse 3:20. Apocalisse 3:20. E così è scritto: ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Che il Signore benedica la lettura e la spiegazione della sua parola che oggi ci sarà fatta dal nostro caro fratello Vito Lo Sacco, a cui lascio senz'altro la parola. Grazie Gloria del testo letto. Il figlio di mio nipote, Marco Calà, molti di voi conoscete, aveva circa un anno e mezzo. Io cercavo di giocarlo, cercavo di avere, di farlo ridere, cercavo di mettere su un po' la sua serietà. Era così serio lui. All'improvviso sento dire, un bambino di un anno e mezzo, quanta pazienza ho io per te. Io mi sono girato, ma è lui? Quanta pazienza ho io con te. E oggi rifletteremo un po' sulla pazienza che il Signore ha per tutti noi. Riflettiamo un po' tutta la vita, durante la giornata, quanta pazienza il Signore ha per noi. Noi spesse volte diciamo che abbiamo pazienza verso gli altri, sopportazione verso gli altri, ma il Signore veramente ogni volta, ogni giorno dice quanta pazienza io ho per te Vito, ho per te Giovanni, ho per te Gloria, eccetera, eccetera, no? Tutti quanti. Il Signore ha tanta pazienza con noi. Una pazienza che poi noi non meritiamo. Finché uno ha pazienza verso quelle persone che la meritano, ancora ci troviamo nei conti. Ma quando poi Dio deve avere tanta pazienza per quelle persone che non la meritano, lì è veramente grande la pazienza e la bontà del nostro Dio. Gesù bussa con pazienza alla porta di ognuno di noi, anche se noi abbiamo accettato l'Evangelo, c'è sempre qualcosa che il Signore vuole che noi dovremmo migliorare per vivere la nostra comunione con Lui. Per questo, con pazienza, non è di quelli che bussa e poi va via. Non mi ha aperto, no, il Signore sta lì che bussa con pazienza affinché noi miglioriamo la nostra comunione. Voi vi ricordate che Gesù, l'ultimo capitolo di Giovanni, ebbe un dialogo con Pietro e gli chiese tre volte: mi ami tu? E Pietro rispose: certamente Signore, tu lo sai, tu conosci ogni cosa. Dopo di ciò il Signore gli fa un invito: Pietro, seguimi. Pietro si alza, stava in piedi, non lo sappiamo, e si mette a seguire Gesù. Però si gira e vede
l'apostolo che Gesù ama, che anche lui andava dietro di loro. Il resto del racconto non ci interessa, ma ci interessa il pensiero che Pietro vide, l'apostolo che Gesù ama. C'era un particolare, perché Gesù amava questo apostolo? Gesù amava tutti, e questo apostolo era l'apostolo Giovanni, il più giovane. Questo Giovanni è stato veramente un apostolo che meritava l'amore e l'amicizia di Gesù. Ebbene, Giovanni è stato con Gesù sul monte della Trasfigurazione, ha condiviso le lotte con il Signore, è stato con Gesù anche nel Getsemani, è stato con Gesù nella sua agonia, è stato con Gesù anche quando sulla croce Gesù affidò la madre a Giovanni. Questo ha portato a nascere nell'insieme il carattere di Giovanni, appassionare Gesù di questo giovane. Giovanni, per amor di Gesù, ha rischiato, si è introdotto nel tribunale per seguire un po' la situazione, ha rischiato la vita, ha rischiato anche lui di essere preso e passare dei guai. Anche arrivò per prima, quando ha sentito che Gesù è risorto, lui e Pietro si misero a correre, arriva per prima al sepolcro, anche se poi si è fermato e Pietro con la velocità è entrato dentro e ha visto che il sepolcro era vuoto. Cioè, ci sono tante cose che Pietro ha potuto dire: Giovanni era l'apostolo che Gesù amava. Ma Giovanni aveva anche dei difetti. Giovanni aveva dei seri difetti. Alcuni commentatori dicono: orgoglioso, avido di onori, serbava risentimenti quando veniva offeso, temperamento violento, vendicatore, spirito di critica. Studiando la vita di Giovanni troviamo, secondo i commentatori, queste caratteristiche un po' non tanto belle nella vita di Giovanni. E non a caso, Gesù, quando sceglie Giovanni e suo fratello Giacomo, gli cambia il nome. Tu sarai chiamato figlio del tuono. Non a caso, perché conosceva già il futuro di Giovanni, il suo modo di fare, e Gesù lo chiama: tu sarai figlio del tuono. In Marco 3,17 dice tutto questo. Noi certamente, pensando al carattere di Giovanni, non affideremo mai un incarico a una persona del genere, né in chiesa, neanche un'azienda, se abbiamo un'azienda. Come si fa a dare dei compiti a persone del genere? Gesù vede oltre ciò che noi non vediamo. Gesù vede oltre. Gesù vide in Giovanni un cuore zelante, un cuore sincero, disposto a imparare, disposto ad amare, a migliorare il suo carattere. È questo che Gesù vede anche in tutti noi. Noi abbiamo, chi di più, chi di meno, le stesse tendenze di Giovanni,
ma siamo qui perché Gesù ha visto oltre quelle tendenze, ha visto oltre e ci vuol bene e vuol guidare il nostro cammino malgrado i nostri difetti. Il primo difetto di Giovanni. Parliamo un po' di alcuni difetti di Giovanni. Quando Gesù si trovò nella zona, nel paese dei Samaritani, quelli non vollero accettarlo. Eppure Gesù aveva fatto dei miracoli poco prima. Non vollero accettarlo. E Giovanni, l'impulsivo Giovanni, se fosse per lui, avesse fatto scendere già il fuoco dal cielo. Era l'apostolo addirittura dell'amore. Eppure c'era questo in lui, ma non solo. Gesù, vedendo questo, ancora una volta elargisce la sua pazienza. E loro si meravigliano che vedere Gesù che si arrabbia, pensando che Gesù si stava arrabbiando per i samaritani che non lo volevano accettare. Invece Gesù si arrabbia proprio per loro e li sgrida dicendo: ma fino a quando? Fino a quando? E questo episodio lo troviamo in Luca 9, 54 e 55. Loro si meravigliano, ma Gesù sta sgridando loro. Il testo letto da Gloria: io sto alla porta e picchio, busso, e la pazienza del nostro Signore. Il Signore è venuto su questa terra non a costringere, non è il suo mandato, ma ad avere pazienza, ad avere pazienza. Il Signore è venuto per attirare gli uomini a Lui con l'amore. Non finisce qui la pazienza del Signore. C'è un altro episodio. Giovanni e suo fratello, voi sapete bene, avevano anche il desiderio di essere i primi a destra e a sinistra. Anche lì il Signore, la sua pazienza. Dice: ma possibile? Vi devo sopportare così tanto? Era il compito che Gesù aveva. Un altro episodio, che poi capita sempre a Giovanni, vede un uomo, un fedele certamente, che cacciava i demoni nel nome del Signore. E dice al Signore: ma possiamo evitare questo? Vietiamo a queste persone di fare concorrenza. Il Signore anche lì ha avuto pazienza verso Giovanni. Ha detto: ma nessuno può fare del bene se non è dalla nostra parte. Anche questo episodio in Marco 9, 38 fino a 40. Questo atteggiamento di Gesù verso Giovanni lo aiutò. La pazienza di Gesù verso Giovanni lo aiutò a conoscere bene Gesù e a crescere nella speranza e nella fede nel nostro Signore. Giovanni conobbe bene Gesù grazie a questa esperienza fatta con il Signore. Rimase colpito la sua esperienza di Gesù, il comportamento di Gesù, rimase così profondo nella sua vita. È stato Gesù, con la sua pazienza, a rivelare in Apocalisse 20 e Apocalisse 2, 3, 20 e 21, a dire a Giovanni, che Giovanni ha scritto l'Apocalisse: se tu e tutti coloro che ascoltano la mia voce, loro, non solo io cenerò con loro, non solo queste persone
saranno miei discepoli, saranno i miei figli, ma loro sederanno con me sul mio trono. Tutti quanti i fedeli il Signore ha promesso che mangerà con loro, cenerà con loro e in più darà il privilegio di essere seduti sul trono di Gesù. E Gesù gli rivelò la condizione, questa condizione a Giovanni. E Giovanni mostrò di aver veramente accettato con sincerità il Signore e man mano cambiava il suo carattere, cambiava il suo carattere. Se accettiamo i suoi consigli, noi saremo con il Signore nella sua pazienza e nel suo amore. Con la pazienza si è preso Gesù stesso cura di curare il carattere di Giovanni. Non ha fidato questa educazione, questo modo di controllare il carattere di Giovanni a un psicologo. È Gesù stesso che si prende cura di Giovanni affinché possa aiutarlo a migliorare il suo carattere, non un psicologo. Infatti in Ebrei, questo testo lo leggiamo, è detto al capitolo 12, Ebrei 12, sentite cosa dicono questi versetti, Ebrei 12, il versetto 4 fino al versetto 6. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione, questo è quel che ci interessa di più, avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Il Signore si prende cura dei Suoi figli e si è preso cura di Giovanni, correggendo, perché sa, il Signore sa che un psicologo non sempre riesce a dare dei buoni e giusti insegnamenti. Ha voluto curare lui i suoi figli. È il Signore stesso che cura noi, non sono gli altri. E noi dovremmo permettere che sia il Signore a correggere il nostro carattere. Dovremmo permettere che sia il Signore a farci migliorare, a metterci sulla buona strada. Non affidiamoci solamente a psicologi o a chi ci circonda. Lasciamo che sia il Signore a correggere i nostri difetti per poter vivere la nostra comunione con Lui. Davide sa molto bene questo carattere di Dio. Una volta Davide gli fu chiesto: il Signore ti dà tre possibilità di scegliere. Sapete, vi ricordate un po' l'episodio, altrimenti lo leggiamo, è meglio. No? Secondo Samuele, il capitolo 24. Secondo Samuele, il capitolo 24. Versetti 4 fino a 6. Secondo Samuele, capitolo 24, scusate, il versetto 11 fino a 14. Gli altri versetti li lasciamo.
Quando Davide si alzò la mattina, la parola del Signore fu così rivolta al profeta Gad, il veggente di Davide. Va a dire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo tre cose, scegliene una e quella ti farò. Gad andò dunque a Davide, gli riferì questo e disse, vuoi 7 anni di carestia nel tuo paese oppure 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici che ti inseguono oppure 3 giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e vedi che cosa devo rispondere a colui che mi ha mandato. Davide disse a Gad, io sono in una grande angoscia. Ebbene cadiamo nelle mani del Signore, perché le sue compassioni sono immense, come io non, ma che io non cada nelle mani degli uomini. La scelta di Davide, che conosceva il carattere di Dio, no, dice, meglio non cadere sotto gli uomini, meglio non ascoltare assolutamente o in parte i consigli degli altri, ma lasciamoci guidare dai consigli della parola del Signore. Perché Davide ha fatto questa scelta di cadere sotto Dio e non sotto gli uomini? Perché il Signore quando punisce non lo fa per vendicarsi, per sfogare un momento di ira, ma lo fa per guidare i figli nella giusta direzione e lo fa con amore. E Davide sa questo, Davide lo sa, e credo che anche noi, se abbiamo di fronte delle scelte, ebbene fratelli, scegliamo che sia il Signore a correggere il nostro carattere. E come può farlo? Il Signore ci ha lasciato la sua parola. Oggi si parlava della coscienza nella scuola del sabato. La coscienza, fratelli, noi che conosciamo la parola del Signore, va educata e va guidata secondo la parola del nostro Signore. Se non l'abbiamo, va bene. Ma finché abbiamo una guida, il Signore dice, dirigi la tua coscienza verso i passi che io ho posto nella mia parola. Bene, due motivi perché il Signore c'ha tanta pazienza. Perché? Almeno due, non vogliamo prendere tanto, almeno due. Romani capitolo 2. Sappiamo i risultati che il Signore vuole raggiungere e la parola di Dio rivela questi risultati. Romani capitolo 2, il versetto 4. Romani 2, versetto 4. Eppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Il Signore usa la sua pazienza perché vuole spingerci, ci dà il tempo e ci spinge a ravvederci. Abbiamo nella nostra vita, ci sono certamente dei punti, fratelli, che noi dovremmo migliorare. Il Signore li conosce,
Lui ce li rivela attraverso la parola ed è paziente. È paziente, vuole che noi arriviamo a un ravvedimento. L'altro motivo, in Secondo Pietro, capitolo 3. Capitolo 3, secondo Pietro, il versetto 15. Dice: e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro fratello Paolo vi ha scritto, eccetera, eccetera. La pazienza del nostro Signore ci porta alla salvezza. E dovremmo approfittare della pazienza del nostro Signore. Il Signore dona la sua pazienza non solo ai suoi figli, ma anche ai suoi nemici. Il Signore dà la sua pazienza ai suoi nemici perché anche da loro si aspetta un cambiamento. Dona anche a loro la possibilità di poter avere la conoscenza della verità. Per questo il Signore elargisce la sua pazienza anche ai nemici. Ci sono dei versetti, leggiamo in Primo Pietro, il capitolo 3, Primo Pietro, capitolo 3, il versetto 20. Che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca della sua, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. La pazienza di Dio, anche i nemici che deridevano Noè, il Signore anche a loro ha avuto pazienza. In Isaia 48-49 anche lì il Signore dice: io prolungherò la mia pazienza verso i miei nemici. Anche verso i nemici il Signore prolunga la sua pazienza. Ma non si ferma qui. La pazienza del Signore nel vendicare i suoi figli è anche lì. Non è che dà subito la retribuzione, subito si vendica dei suoi figli, no. I figli suoi, ricevendo del male nel mondo, il Signore non li vendica subito. Apocalisse, capitolo 6. Apocalisse, capitolo 6, il versetto 10. Capitolo 6, versetto 10. C'è un grido dei santi. Essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore? Santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra. Fino a quando, Signore? Il Signore, vedi, anche coloro che stanno lì a aspettare di essere vendicati, il Signore dice: c'è tempo, arriverà il momento. La pazienza di Dio va anche nel vendicare. Noi vogliamo subito giustizia, abbiamo ragione e vogliamo fare giustizia subito. Dio ha ragione e ha pazienza nel
intervenire nella vita dei nemici, nella vita degli amici, nella vita dei propri figli. Giovanni ha studiato questa vita di Gesù, ha visto, ha capito l'amore e la pazienza di Gesù. Sappiamo anche, fratelli, che la pazienza di Dio un giorno terminerà. È grande, lui dice: io sono un Dio misericordioso, largo nel perdonare, eccetera, eccetera. Un giorno terminerà la pazienza del Signore e noi oggi abbiamo l'opportunità di poter migliorare e accettare questo dono che il Signore ci offre. Abbiamo visto un po' il comportamento di Dio riguardo la pazienza. Ho trovato qualcosa che vi leggo. Questa è la nostra pazienza qui adesso. È un racconto, è una favola, possiamo dire, ed è una favola. Si racconta la storia, l'ho presa da un libro, si racconta la storia di un uomo che arriva al cancello del paradiso e viene accolto con un saluto da Pietro. Ce l'ho fatta veramente? Chiede l'uomo. Sì, risponde Pietro, ci sei riuscito, ma prima di entrare devi fare ancora una cosa. Dimmi cosa? Chiede l'uomo. Di una parola, replica Pietro. Che parola devo dire? Una parola qualsiasi, gli dice Pietro. Sta a te scegliere. Va bene, dice l'uomo, la parola che dirò sarà amore. Congratulazione, disse Pietro, puoi entrare. Qualche istante dopo Pietro chiede al nuovo arrivato, al nuovo cittadino del cielo, se può gentilmente sostituirlo al cancello. Solo per pochi istanti, l'uomo, felicissimo di rendersi utile, ma subito dopo, ecco lo shock. Vede arrivare la suocera. E quanta cattiveria c'è nelle suocere, eh? Vede arrivare la suocera. È un problema adesso. La suocera dice: ce l'ho fatta veramente arrivare in cielo? Non completamente, dice il genio, non completamente. Prima deve dire una parola. Che parola? Adesso il genio non fa scegliere a lei. Ci pensa un po' e a lungo. Deve dire la parola Polo Nord. Polo Nord. Staremo in cielo, però tu a Polo Nord, lontano da me, lontano più possibile da me. Noi vogliamo, fratelli, passare l'eternità nel cielo, ma con quelli che non ci sono simpatici. Li vogliamo che restino a Polo Nord. Questo è un po' quello che noi dovremmo migliorare oggi, approfittando della pazienza del Signore. Perché noi in cielo, fratelli, avremo dei fratelli che qui
non siamo andati tanto d'accordo. Allora è meglio cercare di migliorare la nostra comunione prima che il Signore ritorni. Questa è la pazienza dell'uomo. Questa è la pazienza dell'uomo. Stai lontano da me più possibile. Giovanni ha visto su di lui la pazienza di Dio e ha scritto in Primo Giovanni, il capitolo 3, il versetto 1, Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 1, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Giovanni vede questa bontà del nostro Signore e scrive queste parole. Il Signore, malgrado conoscendo tutti in anticipo chi noi siamo, e sa che con le nostre capacità non riusciremo mai ad essere così perfetti per raggiungere o ereditare o meritare l'eternità, il Signore sa tutto questo. Ecco che attraverso Gesù ci fa questo dono, il dono della sua pazienza e il dono che ci accetta come suoi figli. Ci accetta. Nessun di noi meriterebbe, altrimenti abbiamo arrivato al traguardo, ci siamo meritati la salvezza. Nessun di noi. Con tutti i nostri difetti, e il Signore vuole, ci elargisce la sua pazienza affinché noi possiamo anche migliorare la nostra comunione con Lui e anche la nostra comunione fraterna. E questo è il messaggio che ha lasciato Gesù in Matteo 5. Matteo 5 ha lasciato un invito al primo sermone che Gesù ha fatto, ha lasciato questo invito a tutti coloro che l'ascoltavano. Matteo 5, al versetto 5, un pensiero bellissimo. Beati i mansueti o i pazienti, perché erederanno la terra. Signore, aiutaci a camminare nella pazienza e ad essere anche noi portatori di pazienza affinché possiamo essere con te nel nuovo mondo. Amen. Noi danzeremo perché Gesù un giorno tornerà da noi. Alle porte è il Signore più vicino a noi. E dalle